Cari figli, sono Fiorella, vostra signora. Oggi voglio introdurvi un breve racconto così che possiate capire meglio il messaggio. Questo racconto mi è stato dato dai miei amati angeli. Un giorno Dio li chiamò e gli disse: "Guardate che sulla terra c'è mio figlio. Seguitelo e crescetelo." Loro si mettono alla ricerca di questa creatura. Cercano, 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 ma non trovano nessuno che secondo loro corrispondesse, solo anche lontanamente, in queste caratteristiche che avrebbe dovuto avere per essere figlio dell'uomo Dio. Cercano ovviamente nel mondo maschile, poiché pensavano che una creatura che avesse quel compito sulla terra necessitava di grande forza, forza fisica, perché avrebbe dovuto affrontare tantissime fatiche. Per cui avevano scartato subito che potesse essere donna. Di nuovo si mettono alla ricerca, ma non trovano niente. Ancora una volta Dio li richiama e questa volta decisamente con tono molto determinato. Li richiama perché a suo dire non facevano il loro dovere. Vedendo Dio che essi erano totalmente fuori pista, come si suol dire, gli indica la mia persona. Gli dice: "Lei, è lei che dovete seguire, è lei che dovete crescere." Più di così Dio non disse. Più sconcertati che mai, pensavano: "Dio si sta prendendo gioco di noi, non può essere lei. Fragile, troppo paziente, troppo ubbidiente, troppo remissiva, non può essere lei, non potrebbe mai e poi mai resistere a tutto quello che loro avrebbero dovuto fare con questa creatura per crescerla." Perché dovete sapere che crescere per Dio significa vedere i sorci verdi in tutti i sensi, figli cari. Anche di nuovo, veramente più sconcertati che mai, riprendono la ricerca nel mondo maschile. Anche Dio li richiama di nuovo e con voce sempre più determinata li rimprovera perché non vede ancora niente, non hanno ancora mosso niente. A che tra di loro parlano e pensano: "Le cose sono due, o Dio ci sta prendendo in giro, oppure è veramente lì. E se è veramente lì, come facciamo a capirlo?" Dopo varie soluzioni, pensano che l'unica per far sì, per vedere, se questa creatura avesse questa forza interiore, come solo loro sapevano potesse avere, mi dovevano muovere guerra. Soltanto così sarei uscita allo scoperto. Non vi dico cosa hanno fatto con me. Un giorno ve lo racconterò. Ho voluto raccontarvi ciò per dirvi che io mi trovo esattamente in quel punto lì. Ora è arrivato il momento che devo superare ogni dubbio. Di prove me ne hanno date tante, ma mi manca l'ultima.
Ora mi devo buttare. Dove casco, casco, non mi interessa. O la va o la spacca, così come ho sempre condotto la mia vita. Ora voglio rivelare ciò che da tempo, da troppo tempo vedo e mi taccio. Ora voglio parlare. Posso anche non essere istruita, ma vi ho dimostrato che la forza di volontà e di carattere e il coraggio non mi manca, quello che ha sempre accompagnato la mia vita. Ora voglio andare fino in fondo. Ascoltiamo insieme il messaggio odierno. Sono o non sono Dio? Cari, cari, cari figli, nonché adorati, sì, adorati, e non perché evanescenti, ma perché presenti, vero Fio? Ciò che tu vedi è assai, assai, assai poco? No, no, no. Ma tu d'ora in poi non solo vedi, 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 ma rivedi in ogni dove. Ve lo spieghiamo noi oggi cos'è Dio. Dio sa, Dio conosce ogni, e se dico ogni, è ogni mente da lui creata. Dio sa, io conosce i vostri pensieri, parole e opere. Non a caso nel Vangelo così sta scritto. Quando io arriverò, dovrete rendere conto di parole, opere e pensieri. Eh sì, cara, cara, cara Fiorella, tu questa notte hai ricevuto la grande chiave e soltanto tu potrai aprire e o non intuire una qualsiasi mente e o persona. E ve ne facciamo un esempio. Lei che è Dio sulla terra, d'ora in poi, avrà il potere, no, ma la chiave che ogni porta apre, la cosiddetta chiave inglese, Passepartout. Già, figli adorati, a lei Dio, questa mia notte, ha consegnato la chiave. Così, Dan Brown ha intitolato La chiave di volta, perché lei, attraverso un piccolissimo esempio, nel senso, avete letto anche voi in tal libro? Lei è la chiave, ovvero il sacro grado. Attraverso una piccolissima ruota che la farà girare, a suo piacere no, ma a suo dovere, vi spulcerà. E lo farà così, con grande semplicità, con nonchalance, così come si conviene ad un vero, vero, vero grande, che se di grande c'è è soltanto Dio. Dio solo sa con quanta semplicità e povertà di spirito lei saprà, da subito no, ma subitissimo, leggere ogni creatura che le si presenterà. Ogni creatura ella saprà leggere, così come l'Apocalisse la descrive in capitolo 5. Quando Giovanni, che era inteso come popolo occulto, piangeva perché, a suo dire, non vedeva nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, che potesse aprire il libro della vita. Ma ad un tratto gli apparve un angelo
E gli disse: non piangere, ha vinto la stirpe di Davide, che così era inteso. Dio si è fatto uomo, poiché tutto, ma proprio tutto, tutto, tutto doveva fare, non potevi vedere chi fosse. Ma adesso che è tornato al Padre Eterno, adesso sappiamo chi è lei. La stella del mattino, la sposa di Dio. Ella non avrà più bisogno di luce, di lampada, poiché ella stessa è luce. Né avrà più bisogno del tempio di Dio, poiché ella stessa è Dio. Amen. Alleluia, sì. Nota bene, avete Dio con voi. Siate semplici e soli, così come ella è sempre ed ha sempre stata. Vegliate su di voi, affinché Satana non vi porti con sé per altri 2 o 3 secoli. Amen. Ecco, figli cari, presto, sicuramente, farò quel salto. Sarà forse paragonato all'orlo di Mont? Perché veramente ho deciso che tutto ciò che vedo ne parlerò apertamente, con nomi e cognomi, dal più grande al più piccolo, poiché per me di grande c'è solo Dio. Alla prossima, figli cari, buona riflessione. A coloro che mi invitano a mettere il mi piace, poiché anch'essi me l'hanno messo, a voi dico, siate gentili. Se volete farlo, fatelo spassionatamente. Fatelo perché c'è qualcosa che vi interessa. Se così non è, potrete cambiare così come è giusto che sia, restiamo amici lo stesso. Perché, come ripeto, non ho mai voluto mescolare alcunché tipo di mercimonio in questa sfera. Alla prossima, figli.